Bella a tutti raga, facciamo un video dopo quasi 1 o 2 anni per quanto riguarda la rubrica Sottotono Music Records presenta e oggi parliamo di Louis The Saint, ma parleremo anche di DJ Spy. Perché? Perché molti mi chiedono, zio, mi dicono, chi è questo DJ Spy? Allora, partiamo dal principio, partiamo parlando di Louis The Saint. Louis The Saint come sono io e come nome nasco a livello di musica, a livello di rap, nasco nel 2009. Nasco nel 2009 in seguito a varie vicissitudini, varie cose che non sto a stare tanto a spiegare perché erano cazzate sostanzialmente. Niente, inizio questo percorso che continua ancora oggi. Nel 2009, scrivendo all'attivo, penso quasi un 300-400 pezzi, tra quelli andati perduti e quelli che tuttavia ci sono ancora. E niente, in questi anni, ok, sono 8 quest'anno. Ad agosto, se non sbaglio, se non mi ricordo male, perché ho una memoria che fa schifo. La mia evoluzione musicale è cambiata parecchio, nel senso che, bene o male, il mio stile e il mio genere è sempre rimasto quello. E cos'è cambiato? È cambiato il modo di scrivere, il modo di fare le rime. Ho appreso ad utilizzare delle tematiche più conscious, quindi più tematiche non tanto di politica, ma più sociali, più legate ad avvenimenti di un certo tipo che sono successi, che magari non mi hanno coinvolto personalmente, ma che comunque mi hanno dato degli input per scrivere dei pezzi, per scrivere qualcosa. Scrivo molti pezzi romantici, lo ammetto. Scrivo anche qualche pezzo del cazzo. Lo posso dire se del cazzo, sì, lo posso dire, il video è il mio, quindi vi dirò che scrivo anche dei pezzi del cazzo, che sono delle vere e proprie schifezze, tra virgolette, baggianate, scrivo stronzate. Ho fatto un paio di dissing, uno un dissing mirato a una persona che tra l'altro è famosa, che ha fatto Amici, che è Briga, e un altro pezzo idiota che ho fatto è contro i Bimbi Minchia, e un altro è tipo che si intitola Per un pugno di euro, riprendendo tra virgolette l'idea di Per un pugno di dollari di Sergio Leone. I testi dove vado maggiormente forte sono appunto quelli sociali e quelli romantici, tra virgolette. Ho avuto una vita abbastanza travagliata, io da piccolo ho avuto parecchie situazioni che mi hanno portato poi a scrivere determinate cose. Temi sociali, principalmente quando parlo di tematiche sociali, tendo a parlare di donne, nel senso che io sono al 100% contrario a ogni forma di violenza e lo metto in questo video e continuerò a dirlo fino a che non mi ammazzano. Sono al 100% contrario alla violenza sulle donne, l'ho detto, l'ho scritto, l'ho rappato, l'ho ribadito e continuerò a dirlo fino a che ne ho la nausea. Molti mi criticheranno: ah, non è vero un cazzo, abbiamo saputo che hai picchiato la tua ex. Non è mai successo, non ho mai picchiato nessuno, neanche un ragazzo. Cioè, quindi non mi entra nell'anticamera del cervello di utilizzare violenza gratuita con le persone, figuriamoci con una ragazza, cioè ancora di più. Anche perché io sono dell'idea che le donne vanno rispettate tutte, qualsiasi sia l'età, qualsiasi sia il carattere che una donna abbia, qualsiasi intenzione questa donna abbia nei tuoi confronti nel momento in cui ci stai insieme, per il semplice motivo che la donna, ricordatevi, lo dico tra virgolette incazzato, ma per far sì che arrivi meglio il messaggio, la donna è quella che vi ha messo al mondo. Quindi nel momento in cui voi avete un problema con le donne, in realtà avete un problema con voi stessi, non con le donne. Siete dei coglioni, lasciatevelo dire. Detto questo, ripeto, io ho scritto 2 o 3 pezzi che riguardano le donne. E io ho avuto una vita travagliata da parte di mia madre, da parte di mio padre, da
Molti potrebbero pensare che io odio le donne, no, non è assolutamente vero, nonostante io abbia subito quello che ho subito da mia madre, che non sto a raccontare perché comunque verrebbe una cosa troppo lunga, chi mi conosce lo sa, nonostante tutto io ho scritto un pezzo che è Lullaby, che parla appunto dei miei genitori, del fatto che io dopo 16 anni ho perdonato quello che mi hanno fatto. Quindi quando io parlo della violenza sulle donne, ne parlo con la piena coscienza. Che io sto dalla parte delle donne in ogni caso, al 100%. Questo è garantito e non ci piove su questo. Non ci sono idee da dire: ah no, ma meriterebbe uno schiaffo perché va in giro vestita così, ah no, meriterebbe un calcio in culo perché va vestita così. No, assolutamente no. La donna va rispettata a prescindere, così come va rispettato l'uomo. Poi ci sono uomini che magari le meritano di più di altri, ma io sono più per il dialogo, per cercare di, come si dice, di instaurare un rapporto di dialogo che può essere conflittuale, non lo metto in dubbio, perché non siamo perfetti, non siamo tutti uguali, e quindi non vedo perché no, avere delle discussioni a volte anche costruttivo e fa diventare grandi le persone. Con le donne si possono avere discussioni, ma non si può arrivare alle mani, in assoluto, neanche con gli uomini, soprattutto con i bambini, con le bambine, assolutamente zero. Quindi mi sono concentrato molto in questo periodo su quello che era appunto le tematiche sociali. Quindi sono cose che non mi sono successe, capitate a pelle, quindi di prima persona, sono cose che ho letto, cose che ho visto e ho deciso di parlarne per far sì che arrivasse il messaggio a più persone possibili. Quello che voglio dire è che molti mi dicono è ora di smetterla, di finirla, di parlare di questa tematica perché tanto non cambia un cazzo. Ok, io smetterò di parlare della violenza delle donne, sulle donne nel momento in cui l'uomo, uomo tra virgolette, perché chi fa della violenza sopra le donne non è considerato un uomo e non deve essere considerato un uomo, smetterà di farlo. Siccome so per certo che al 1000%, se non al 1000 per 1000, questa cosa non avverrà, io continuerò a parlarne. Ogni volta che avrò l'occasione, che vorrò raccontare qualcosa perché ho sentito, perché ho visto, perché mi sono informato di quello che è successo, io continuerò a parlarne. Quindi ne avrete fino alla nausea di sentire dei miei pezzi che parlerò della violenza sulle donne, perché quello che è la mia musica, mi concentro su quello. Torniamo ancora indietro e andiamo a parlare a sto punto di che cavolo ci faccio io con la musica, che cosa c'entro io con la musica. Allora, io innanzitutto con la musica non lo sapevo, l'ho scoperto dopo, ci sono tra virgolette nato, perché ho comunque a livello familiare ho qualcuno, sembrerebbe assurdo, ma ho qualcuno tra virgolette di stretto come parente che fa musica, è un musicista. Dovrei avere, e so per certo, un cugino di mio padre che è un direttore di orchestra. Ed è stato direttore di orchestra di Dresda, è direttore d'orchestra a New York e, se non sbaglio, è il direttore quest'anno del Maggio Fiorentino, di quello che sta succedendo, di questo evento che c'è in questo periodo a Firenze, se non sbaglio, in Toscana. Poi, di cui ho il dubbio, dovrebbe esserci un altro mio parente, non so se è un parente, però abbiamo lo stesso cognome, perché io all'anagrafe faccio Luisi di cognome, Luca è il nome. 13 marzo 1994, la mia data di nascita, per chi non lo sapesse, per chi volesse avere più informazioni. Questo personaggio, che ha il mio stesso cognome, però non so dirvi al 100% se è un mio parente, è stato tastierista di Ligabue. Quindi, nel caso fosse un mio parente, abbiamo comunque quel qualcosa che ci lega, che è a livello musicale. In questi anni ci sono state variazioni a livello musicale, a livello di etichetta discografica, a livello di progetti, a livello di tante cose, ma sostanzialmente la mia sostanza nello scrivere le cose non è variata più di tanto. Sono variate le parole che uso, i concetti che uso, perché comunque adesso ho 23 anni, sono maturato rispetto a quando ho iniziato, rispetto a determinati eventi che ho vissuto agli inizi e rispetto a quelli che sto vivendo adesso. Quindi sostanzialmente è cambiato. A ricercare di più le parole, e una cosa che consiglio a chi vuole iniziare o comunque chi sta facendo, che è molto importante, è la lettura. Leggete molto, siate molto informati, non prendete tutto alla lettera di quello che leggete. Se potete leggere libri, leggete libri; se potete leggere poesie, leggete poesie, perché comunque per il rap aiutano. Per quanto riguarda
la parte di DJ Spy, che tutti mi chiedono chi cacchio è, chi cacchio non è, ripeto, sono io, cioè il mio alter ego a livello musicale di produzione, sono sempre io che faccio le basi. Cambio il nome per il semplice motivo che mi piace di più. È una cosa che preferisco, è dare un nome alla mia parte produttiva di basi, che dovrebbe essere nata nel 2011-2012, se non ricordo male, a livello di produzioni, le prime orribili, adesso sto cercando di migliorare. Seguo di più certamente la parte per quanto riguarda la scrittura, perché mi riconosco di più in quello rispetto alle basi. Le basi sto ancora tuttavia studiando e imparando come si fanno. È un percorso un po' più lungo, più complesso, anche perché vado molto a orecchio, vado molto a suoni che mi piacciono, non leggo gli spartiti, non li so più leggere rispetto a quando li studiavo a scuola, e quindi questo mi ha frenato molto, ma ha creato parecchie complicazioni per quanto riguarda il fatto di dover scegliere determinate note, determinati suoni, ci metto di più. E quindi è una cosa in crescita, non uso tastiere, uso FL Studio, non è questo gran programma, per molti sì, perché ci sono professionisti, lo ammetto, lo sanno, molta gente lo sa, ci sono professionisti che usano FL Studio, il mio FL è craccato, non ha tutti questi suoni, scarico da internet i pack di suoni, di synth, tutti VST, tutte quelle cose lì, e sto cercando di imparare a fare determinati generi, spazio su tutti i generi, perché sono dell'idea che un musicista deve saperli conoscere tutti e riconoscere tutti, anche a orecchio, che cosa suona in questo momento e che cosa suona in un altro momento, quali sono i suoni principali per determinati generi. Io rimango fedele al rap per quanto riguarda la scrittura, però vi posso garantire che ascolto tutto il tipo di musica, quello che mi piace di più, quello che mi piace di meno. Ad esempio la trap ne ascolto ben poca perché non la conosco ancora e a sentirla così non mi ispira. Ascolto il reggaeton nonostante mi faccia schifo, lo ammetto, ma vivendo in Spagna, perché in questo momento vivo in Spagna, tornerò presto in Italia a vivere, immagino. Non lo posso più sentire perché le stesse canzoni vanno avanti da gennaio, quando magari in Italia sono arrivate l'altro ieri e non mi è mai piaciuto, però lo compongo, lo produco. Vi posso dire che per me il miglior compositore in assoluto dei tempi sono Beethoven, Mozart, Bach e tutti quelli della musica classica, che è quella dove tra virgolette è partito tutto, se non tra virgolette è partito tutto. Quindi io diciamo che con la musica ci vado a nozze, nel senso che toglietemi la musica, ma avete tolto la vita sostanzialmente. E, ripeto, non, io tra l'altro ci tengo a sottolineare per quanto riguarda la parte di Louis the Saint, sono un amatoriale, sono uno che ha iniziato da poco, anche se ho iniziato nel 2009, ho iniziato da poco, più o meno un anno e mezzo fa, due. Mi era arrivata la chiamata dall'etichetta che collabora con Marrakesh, e quindi automaticamente con la Universal. Ok? A parte il fatto che alla fine decisero di prendere un amico di Sfera Ebbasta, lo posso dire, non ho niente contro Sfera Ebbasta, era per farvi capire che cosa è successo. Allo stesso tempo mi hanno chiesto determinati connotati artistici che io non riscontro, non mi vedo a scrivere dei pezzi dove parlo di sesso, droga e figa. Puttane e tutte queste cose qua, non mi ci ritrovo, non mi ci rispecchio, non mi drogo, ok? Non mi drogo, non faccio abuso di alcol, non vado a puttane, non sventaglio money, cash che non ho perché sono uno spiantato. Faccio musica per passione, faccio musica a livello conscious, a livello di società, perché mi rispecchio in queste cose, mi rispecchio nel parlare di violenze, mi rispecchio nel parlare di guerre che non dovrebbero esistere, mi rispecchio nel parlare del fatto che siamo in una società sempre più complicata, sempre più complessa e che sta andando a morire, assolutamente, ma non mi venite a chiedere. Quindi quando, come stavo dicendo, io non mi rispecchio nelle cose che mi ha chiesto questa etichetta, e quindi automaticamente, per fortuna che hanno trovato qualcuno che era amico di Sfera Ebbasta e di altra gente che faccia trap, che possa scrivere o non scrivere quello che più gli piace, poco importa. Io non mi rispecchio in queste cose, quindi automaticamente ho deciso, volutamente no, in realtà involontariamente, di declinare l'offerta. Non avrei mai firmato con un'etichetta di questo tipo, assolutamente, non l'avrei mai, mai, mai e poi mai fatto. Di scrivere qualcosa che non mi rispecchia. Quindi sostanzialmente chi è Luis De Sente? Luis De Sente è semplicemente un povero coglione che ha avuto complessi familiari, che parla di società e di ciò che succede nelle società e di tutte queste cose, di canzoni più o meno malinconiche,
canzoni dove parlo di cazzate ne ho scritte ben poche, e a livello produttivo cerco di produrre bene o male tutti i generi. Questo è quello che mi ha portato poi a creare la Sottotono Music Records, ad avere intorno persone di cui ho in comune gli stessi valori, le stesse idee, le stesse cose, no? E quindi sostanzialmente è questo quello che faccio io a livello musicale, che sto continuando a fare. Adesso sono fermo perché molto probabilmente torno a casa, torno in Italia, dove potrebbe essere che io riprenda a registrare. Adesso non ne ho le possibilità perché non ho le possibilità di farlo. Come vedete, sto registrando questo video in un bar di un amico, tra l'altro, che sta lavorando da un'altra parte in questo momento, e sto approfittando. Però sostanzialmente Luis Dessente è questo. Dal 2009 ad oggi, a livello di tematiche non sono cambiato, sono rimasto bene o male lo stesso. Ho cambiato il modo, grazie alla lettura, grazie a tanti avvenimenti, grazie a tante cose che mi hanno portato a scrivere quello che scrivo adesso, e che a molte persone magari piace e ad altre sto sul cazzo, ok? Ma io vi posso garantire che a 23 anni ho due coglioni sotto, che molte persone non hanno, per il semplice fatto che ho vissuto determinate cose, ho avuto determinate esperienze che mi hanno portato a scrivere queste cose. Quindi non è che è tutto inventato quello che io scrivo, sono cose studiate. Prima magari scrivevo dei pezzi che alla fine facevano cagare in un quarto d'ora, adesso magari per scrivere un pezzo, ripeto, sulla violenza sulle donne ci metto un mese, perché devo studiare come scriverlo, non posso lasciarlo al caso. Comunque, ritornando al fatto che un consiglio che posso dare a chi lo vuole fare anche a livello amatoriale e voglia scrivere canzoni, scrivete, 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 scrivete tanto, scrivete tutto quello che sentite, è un aiuto anche per quanto riguarda a livello psicologico quando avete dei momenti bui, non per forza lo dovete registrare, lo dovete pubblicare, ok? Ha comunque un effetto di beneficio molto alto. Leggete anche tanto, informatevi su quello che volete scrivere e realizzate, tra virgolette, il vostro sogno e i vostri progetti. Se trovate dove registrare, fatelo, fate come ho fatto io e come sto facendo io. Registrate in casa se avete le possibilità, avete dei buoni programmi, avete gli strumenti, conoscete le basi, fatelo. Registrate in casa, mettete su YouTube. Se avete la fortuna di essere famosi, ve lo auguro che siate famosi, ma non mi venite a dire Luis Dessente lo fa solo per i soldi, non me ne frega un cazzo dei soldi, non mi è mai interessato, non mi interessa diventare ricco, non voglio tanto meno diventare ricco, non vorrei neanche forse che la musica diventasse il mio mestiere. Lo faccio per passione, lo faccio dal 2009 per passione, continuerò a farlo per passione per il resto di quando avrò la capacità di avere ispirazione di scrivere, quindi penso fino a che campo, sostanzialmente a seconda degli impegni che avrò un domani, se avrò una famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Continuate a farlo, fatelo nel momento in cui iniziate, non smettete. Sapete, non avete idea di quanta gente mi ha detto parecchie volte: ah no, tu non farai strada. Non me ne frega un cazzo di fare strada, ragazzi. Io lo faccio perché ho un riscontro positivo su quello che scrivo. Soffro di rabbia repressa, lo sottolineo, da 16 anni. Tanta gente vorrei ammazzare. Ho una mente da serial killer. Nella mia testa ne ho ammazzata parecchia di gente, senza che loro lo sappiano. Ma non ho precedenti penali, non sono mai finito in galera. Tutto questo lo devo anche alla musica, perché comunque, grazie alla musica, se io riesco a controllare determinate emozioni, determinate situazioni, determinate sensazioni. Le scrivo, le rileggo, magari sono cazzate, le cancello, magari le lascio in computer, magari le lascio lì, però ci sono. Le faccio perché trovo che sia un metodo utile per stare bene con se stessi dopo. Quelle che voglio pubblicare le pubblico, qualcuno ha un buon riscontro, altre meno. Pubblico anche dei remix di pezzi che già esistono, aggiungendo delle mie strofe, e li trovate su YouTube, trovate io il remix, ne ho fatti due sostanzialmente, che ci sono su YouTube. Ho fatto Rose Nere, dove ho aggiunto una mia strofa alla fine, che è Rose Nere, è il brano di Gué Pequeno, che ultimamente non mi sta piacendo, ma non tolgo niente a un campione come lui, perché lui è davvero un campione a livello musicale, perché è arrivato dove è arrivato e si è fatto il culo, lo posso ammettere. E un'altra è di Neffa con Gemon, che è Dove sei, e io ho aggiunto una mia piccola strofa alla fine che ha riscontrato, è stato il primissimo remix, ha riscontrato un sacco di successo su YouTube, 500 e passa visualizzazioni, non pensavo, ci sta, buono, per me che sono amatoriale, ottimo. L'importante, ragazzi, quando lo fate, e lo dico soprattutto per me, e continuerà ad essere per me la stessa cosa che penso dal 2009, umiltà, fatelo perché siete appassionati. Se poi dopo diventate il Big Fish della situazione, il Don Joe della situazione, il Gué Pequeno, il Marracash, il Mondo Marcio della situazione, Mondo Marcio che è quello che mi ha fatto iniziare a fare rap, perché io ho iniziato ascoltando solo ed esclusivamente lui di rap, poi ne ho conosciuti tutti gli altri, quando riuscirete a diventare quello, congratulazioni ragazzi, avete fatto il botto. Vi è andata di culo, vi è andata bene, avevate conoscenze, avevate le capacità, grandi.
Così come un certo Lazza e altra gente che sta uscendo adesso che spaccano sono delle bombe, assolutamente. Fatelo, se vi viene la possibilità fatelo, ma partite sempre dall'idea di farlo per voi stessi. Rimanete umili. Wisdessaint è questo, umiltà al 100%. A me non me ne frega un cazzo, lo ripeto, di diventare famoso con la musica. A me se mi dici devi andare a lavorare per tutta la tua vita nei cantieri edili, ragazzi, io lo faccio, perché non c'è niente di più dignitoso del lavorare. Se poi dopo la musica diventa il tuo lavoro, allora sei al top e va bene. Se dovesse diventare il mio lavoro e ho dei presupposti buoni e delle condizioni che a me piacciono, non dico di no, sarei stupido. Ho già detto di no quando mi hanno chiesto di andare a studiare in determinati posti, ho detto di no, perché per il momento vorrei che rimanesse una passione. Se nel momento in cui dopo mi dicono, cazzo, Luis, spacchi, ti faccio lavorare, ti insegno, ti do la possibilità di studiare mentre stai lavorando e stai apprendendo in uno studio di registrazione, alla grande, io ho un amico, un conoscente di Novara, AMJ, ha prodotto Antics, ha lavorato per Donner Music, lavora con DJ Nice, anche lui di Novara. Produce trap maggiormente adesso. È partito da Novara, ragazzi, non è partito da chissà cazzo. Ha fatto i remix di un sacco di brani di Two Fingers Up, che rispetto. Dante, Rufio, tutta quella gente lì, Shade, quella gente lì che scrive anche magari pezzi ignoranti, ma loro vanno rispettati. Comunque, ragazzi, rimanete questo e fate. Non dico che dovete prendermi come esempio, io non sono un cazzo di nessuno, sono arrivato ieri, non sono neanche famoso. Luis de Saint resta vero fin dall'inizio fino alla fine, resta umile dall'inizio fino alla fine. DJ Spy, che sono sempre io, non è cambiato, non cambia la faccia. Lucy, che è nel collettivo Sottotono Music Records, una persona umilissima. JTQ, videomaker e beatmaker insieme a me, insieme a DJ Spy, umilissimo. Tutta la gente che fa parte del mio collettivo della Sottotono Music Records li ho scelti perché in primis sono umili e lo fanno per passione. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, alla prossima. Potrebbe essere che sia in Italia, potrebbe essere che sia di nuovo ancora qui a Tenerife. Al prossimo giro ne manca solo uno di cui parlare, che dovrebbe essere JTQ, parleremo di lui. Non so quando, non vi prometto niente, può essere che ci vogliano 2 anni, non lo so. State sintonizzati se volete. Se no, ragazzi, buona vita a tutti. Ciao.